Buonasera e bentornati ad Occhio al Voto, il programma di Fano TV che ha l'obiettivo di aiutarvi ad entrare nella cabina elettorale in modo consapevole. Infatti il prossimo mese sarete chiamati ad esprimere il vostro voto in vista delle elezioni comunali che si terranno in diversi comuni appunto della provincia di Pesaro e Urbino. Dopo la puntata della scorsa settimana che sappiamo avete seguito in tanti, questa sera torneremo ad occuparci della città della fortuna e lo faremo insieme ad altri quattro ospiti. Do il benvenuto a Caterina Del Bianco, candidata nella lista Noi Città, seri sindaco per Fano, a sostegno quindi del primo cittadino uscente. Buonasera Del Bianco. Buonasera. Michele Mattioli, candidato nella lista La Sinistra per Fano, supporto di Teodosio Auspici. Buonasera. Buonasera, buonasera. Tommaso Mazzanti, capolista del Movimento 5 Stelle, che ha indicato Marta Ruggeri come candidata a sindaco. Buonasera a lei. E poi il giornalista Stefano Mascioni, corrispondente di Fano TV. Buonasera a tutti, ciao Simona. E vi ricordo che coloro che verranno chiamati in causa nel corso di questa puntata, delle prossime, come sempre, potranno replicare in diretta telefonando allo 0721 86 14 33 o alla 338 4968 250. Prima di scoprire dove si trova questa sera Lino Balestra, che per tutti lunedì sarà in collegamento da qualche luogo, da qualche punto della città di Fano, riguardiamo insieme chi sono i quattro candidati a sindaco. In ordine alfabetico, in base al cognome, Teodosio Auspici della Sinistra per Fano, Marta Ruggeri, candidata per il Movimento 5 Stelle, Massimo Seri per il centro-sinistra e Lucia Tarsi per il centro-destra. Adesso cominciamo a conoscere meglio i nostri ospiti. Partiamo da Tommaso Mazzanti, 23 anni, studente di giurisprudenza. Ecco, ci dica che cosa l'ha spinta ad entrare in questo mondo così criticato e difficile, vista anche la sua giovane età. Mi ha spinto una passione che è nata quando avevo 9 anni nel consiglio di bambini. È forse una cosa che fa sorridere, ma ritengo quell'esperienza di cittadinanza attiva la mia prima esperienza autenticamente politica. E quindi è nata da lì poi una passione che mi ha spinto a continuare a coltivare questo interesse, prima nell'Istituto Padalino con la consulta coordinata dalla professoressa Primavera, che saluto, alle scuole superiori dove sono stato eletto rappresentante degli studenti negli anni caldi di protesta costruttiva contro la riforma Gelmini, finché poi 5 anni fa, sedotto dai temi della legalità, della salvaguardia dei beni comuni, l'istruzione, la sanità, servizi pubblici, l'acqua, sono entrato a far parte del Movimento 5 Stelle di Fano durante la campagna elettorale di Adaro Miccioli, che ricordo come una bella esperienza e che ho voluto ripetere in questa tornata in prima persona, mettendoci ovviamente il nome e la faccia a sostegno di Marta Ruggeri. Fino a diventare appunto capolista. Mattioli, lei invece insegna in una scuola primaria e da anni si occupa anche di volontariato. Sì, ormai un bel po' di anni che lavoro nella scuola primaria, sono un insegnante e sono anche tanti anni che lavoro nel volontariato, soprattutto in quello ambientale. Sono una guardia ecologica volontaria, svolgo questa attività con passione perché il mio iter anche politico si è sempre mosso nell'ambito dell'ambientalismo. Sono stato per tanti anni il portavoce dei Verdi di Fano e però ho voluto mantenere un contatto con la realtà gestendo e impegnandomi in questa attività di salvaguardia del nostro territorio. Ecco, Del Bianco, lei invece è già molto noto alla città, visto che ha ricoperto un ruolo nella giunta di Massimo Seri. Per 5 anni è stata assessore con delega alle politiche comunitarie, smart city, sport, gioco e tempo libero, quindi vorrebbe continuare questo percorso intrapreso. Sì, ho deciso di rimettermi in gioco assieme alla lista Noi Città per supportare il sindaco Seri. È stata un'esperienza bella, affascinante, ho avuto la possibilità di conoscere tante persone. È una richiesta che arriva proprio dagli servizi che ho seguito, una richiesta di continuità e quindi anche rimettere in campo la propria esperienza che adesso è maturata per provare a continuare questi 5 anni.
E prima di parlare delle vostre liste e dei programmi, passiamo ad un botta e risposta che c'è stato tra il consigliere comunale uscente Stefano Mirisole, ex Forza Italia, e la candidata a sindaco Lucia Tarsi. Dopo Del Vecchio, infatti, anche Mirisole ha rinunciato alla candidatura promettendo di non votare per il centrodestra perché è rimasto deluso dal comportamento di Tarsi, la quale non avrebbe rispettato gli accordi iniziali. Il progetto, ricordo, era quello di ripartire con figure nuove dove l'esperienza sarebbe stata rappresentata dai consiglieri di minoranza degli ultimi 5 anni. Allora ascoltiamo la replica di Lucia Tarsi e poi torniamo in studio. Tarsi, allora dichiarazione al vetriolo di Mirisole, che cosa si sente di dover argomentare su questo aspetto? Ah, beh sì, con molta serenità. In questi giorni come coalizione abbiamo preso visione delle esternazioni di Mirisole, quindi queste esternazioni, questa uscita e questa fuga ci è sembrata quantomeno, diciamo così, inaspettata e soprattutto fuori tempo. Cioè in queste situazioni bisogna avere pazienza e molta partecipazione e bisogna evitare appunto di avere questi atteggiamenti così esplosivi che poi di fatto non portano a nulla. Insomma, il famoso detto gatta frettolosa fa i mucini ciechi in questo caso mi sembra perfettamente azzeccato. Non voterà per lei, le dispiace? Ma allora, voglio dire, così come c'è lui, magari ci possono anche essere persone che invece voteranno per me proprio perché ho dimostrato di avere i nervi saldi anche in questa situazione. Fino a questo momento ho dimostrato di riuscire a tenere in piedi un sogno, quello che nel 2014 era saltato, di portare compatte e coese tutte le forze del centrodestra, le amministrative, del maggio 2019. All'inizio le idee che aveva erano di un certo genere, ma chiaramente durante questo percorso le idee si sono venute evolvendo, si sono modificate, ma ogni volta abbiamo sempre cercato di mediare e di trovare soluzioni. Anche per il consigliere Mirisole la soluzione era stata trovata, il consigliere Mirisole non l'ha gradita, non l'ha accettata e quindi ha fatto la sua scelta. Ce ne dispiace, ce ne faremo una ragione, ma noi andiamo compatti verso l'obiettivo. Queste le parole di Lucia Tarsi. Allora andiamo in collegamento con Lino Balestra che si trova in piazza 20 settembre appunto proprio con Stefano Mirisole. Prima di farla replicare Mirisole vorrei anche aggiungere una nota. Quello che la candidata sindaco della coalizione del centrodestra non ha detto ma che è stato specificato nel comunicato congiunto dei partiti della coalizione è che Mirisole avrebbe fatto un doppio gioco con Etienne Lucarelli, oggi candidato tra le file di Seri, sostenendo anche la sua candidatura. Un piatto di falsità condito e servito con astio è stato scritto appunto nel comunicato. Quindi intanto Mirisole che cosa risponde? Allora intanto saluti a te Simona, agli ospiti in studio e tutti i telespettatori. Beh, cosa rispondere? Si commenta da solo la cosa, è un sacco di assurdità, un sacco di falsità. Perché a differenza di quello che ho fatto io, dove aver avuto pazienza, aspettato mesi e mesi, cercando di assecondare in tutti i modi tutte le cose volute dalla candidata sindaco, cercando di aspettare tutte i tasselli del puzzle che si dovevano unire per aspettare, perché comunque c'era la paura di dover inserire una persona nella sua lista civica, cosa promessa fin dall'inizio, stessa cosa fatta che con Davide Del Vecchio e lo riportano i fatti accaduti le settimane scorse, ci si è prolungati fino alla fine senza dare risposta. Quindi un sacco di bugie, soprattutto questa di Etienne Lucarelli, cosa assolutissimamente non vera, e io questa sera ho l'occasione di poter smentire, perché parlano gli articoli di stampa, parla la storia. Io nell'uscire dalla coalizione, nel dire che non mi sarei candidato, ho sempre parlato con dati alla mano, ho sempre parlato con persone testimoni, con articoli di giornale. Quindi tutto quello che ho detto, raccontando semplicemente la storia, è la pura verità. Ecco, Mirisole, ma è vero che lei ha rifiutato la proposta di Fratelli d'Italia di candidarsi come capolista addirittura? È vero questa apertura? Allora, qua ragionamento uno. Allora, abbiamo visto in questa coalizione diverse persone che si sono spostate da un partito a quell'altro, da una lista civica a quell'altra. Io ho una mia dignità politica e anche personale, ho un mio credo politico e non lo voglio tradire. Io ho fatto un percorso
nella mia breve carriera politica ed è stato sempre coerente e non ho intenzione di cambiare queste cose all'ultimo per trovare una sistemazione, per trovare una poltrona. Non esiste, preferisco stare a casa, semplicemente. Ancora di più, a conferma di quello che dico, tutte queste menzogne che sono state dette. Il discorso Lucarelli risale a maggio, con articoli di stampa, quindi è tutta una menzogna. Il discorso Lucia Tarsi invece è arrivato verso settembre-ottobre, anche questo è dimostrato dagli articoli di stampa. La mia fedeltà al candidato sindaco è dimostrabile fin dall'inizio. Quindi tante, insomma, smentisce stampa, tutto quello che è stato detto dalla candidata sindaco. Alla sua candidatura. Non solo smentisco, dico anche di più, sono state dette un sacco di cattiverie, oltre delle inesattezze, anche delle cattiverie a livello personale, delle accuse molto gravi. Sono delle vere e proprie diffamazioni fatte dal candidato sindaco e da tutti i firmatari, che poi adesso sembrerebbe anche che si stanno iniziando a tirare indietro, a dire che non è vero che hanno dato il consenso a pubblicare questo comunicato pesante dove ci sono delle diffamazioni. A me non interessa, sono intenzionato ad andare avanti. A questo punto farò una denuncia per diffamazione sia per il candidato sindaco che per tutti i sottoscrittori di questo comunicato stampa. Quindi lei insomma procederà con questa denuncia per... Mano... Sì? Sì, sì, mi dica pure. Ho dato in mano agli avvocati, adesso seguiranno loro la cosa, perché il fatto è molto grave, perché se si rimane sul dibattito politico non c'è problema, ci si può dire di tutto. È il gioco delle parti, è una cosa normale. Quello che manca è il rispetto della persona, quello che manca sono le accuse personali, allusione all'attività lavorativa, soprattutto da una persona che si accinge ad amministrare una città dove dovrebbe fare il bene delle attività economiche, dovrebbe fare il bene delle persone, invece insulta con cattiveria e mette in difficoltà le persone. Questo penso che sia una cosa di una gravità unica, soprattutto da un candidato, donna, maestra, che comunque dovrebbe essere all'essenza dell'umanità, ok? Della brava persona, e ci arriva a questo punto... Penso che siano delle cose gravissime. La sua posizione, Mirisola, è chiarissima. Le chiedo di rimanere un attimo in collegamento perché vorrei chiedere anche ai nostri ospiti che cosa ne pensano. Avete sentito le parole di Tarsi. Ho dimostrato di riuscire a portare compatte e coese tutte le forze del centrodestra alle prossime amministrative. Secondo voi è così, Del Bianco? Che cosa ne pensa anche di questa denuncia per la diffamazione che vuole intraprendere Mirisola? Ma non è questo il clima in cui si costruisce una campagna elettorale? Io vengo da mesi in cui si lavora per accogliere, per essere in un clima di costruzione. Qui il centrodestra perde pezzi di giorno in giorno, questo non è un buon clima sicuramente. Mattioli, secondo lei? Io penso che Mirisola sia incappato in qualche veto di uno dei tanti capetti che il centrodestra si porta dietro ormai da tanto tempo. Quindi ci arriva dall'alto? Sì, sicuramente. Decisione. Dispiace per Mirisola, che conosco essere una brava persona a cui va tutta la mia solidarietà. Soprattutto Mazzanti, perché ha fatto il bel gesto del passo indietro. Bene, Mazzanti, per lei? Ma è evidente che nel centrodestra volino gli stracci, ma direi che il centrodestra è in fibrillazione già nel momento stesso in cui è nato, in cui si è riunito attorno, in cui sembrava essersi riunito attorno alla figura della candidata sindaca Lucia Tarsi. I mal di pancia c'erano allora, sono rimasti sotto traccia, sono rimasti taciuti, sono venuti fuori prima, quando si è paventata una forte presenza di uomini di Carloni nella Lega, per poi fare dietro front, e oggi abbiamo visto che la lista della Lega è praticamente vampirizzata da uomini di Carloni, e poi è scoppiata, è venuta alla superficie, è emersa appunto con l'uscita di Del Vecchio, che è stato la colonna praticamente del centrodestra in consiglio comunale negli ultimi 5 anni, e oggi con l'uscita di un'altra figura molto importante del centrodestra in consiglio comunale come Stefano Mirisola, che appunto era entrato nella civica Assise in sostituzione di Cucuzzi. Ecco, Mirisola, per chiudere questo collegamento, vuole insomma dare una sua opinione in merito a queste affermazioni? Ma è stata anche secondo lei una decisione che è arrivata un po' dall'alto? Gli attestati di stima. Ma guarda, io penso una cosa, le decisioni possono arrivare da qualsiasi parte, ma uno che si propone di amministrare una città e di unire diverse anime, e questo vale per il centrodestra, il centrosinistra, vale per chiunque, la figura madre, quella del sindaco, deve essere in grado di tenere comunque a stecchetto tutte le varie realtà, tutte le varie liste civiche o partiti che ci sono. Quindi non penso che sia un veto a dover mettere fine alla collaborazione con delle persone coerenti ed oneste. Sicuramente questa è mancanza di polso, oppure chissà,
non sono solo questi personaggi che già puntano alle regionali ad avere altre mire, ma può darsi a questo punto anche lo stesso candidato. Non so cosa dire, soltanto la delusione, ma allo stesso tempo mi hanno fatto tanto piacere gli attestati di stima con messaggi personali, telefonate, sia di amici, sia di elettori, sia comunque di anche persone che appartengono ad altri schieramenti politici e delle stesse persone, alcune della coalizione, che purtroppo o per paura o non so per che motivo preferiscono rimanere dietro e non esporsi e dare il proprio Quindi appoggio. Rimangono in silenzio. Grazie Stefano Mirisola per questo collegamento. Lino, ti sposterai, giusto? Ci ricolleghiamo più tardi, da un altro luogo. Sì, c'ho il campanone che ci sta suonando in questo momento, sento e non sento, comunque sì, adesso ci spostiamo e poi il prossimo collegamento la faremo da un'altra sede elettorale qui vicino. Va bene, grazie mille, fra poco. E quindi mentre continuano questi mal di pancia nella coalizione del centrodestra, le liste e i partiti continuano a presentarsi alla città. Sabato scorso, lo avete visto nel telegiornale, la Lega ha presentato i suoi candidati. Questa mattina è stata la volta della lista In Comune a sostegno di Seri e poi più tardi, sempre in mattinata, è stata presentata la lista Noi Città, Seri Sindaco per Raffano, di cui fa parte anche Caterina Del Bianco. Il primo a svelare la sua squadra è stato però il Movimento 5 Stelle. Si tratta di una lista unica con 24 candidati, di cui 4 di bene comune. Mazzanti, come si presenta la vostra lista? È piuttosto eterogenea. Sì, esatto. È proprio questa, direi, la caratteristica della nostra lista. Una lista molto eterogenea sia dal punto di vista generazionale, perché troviamo candidati dai 21 ai 67 anni, sia dal punto di vista dell'estrazione sociale e anche dell'occupazione, perché troviamo dai professionisti agli impiegati, troviamo dagli operai alle persone in cerca di occupazione, dagli studenti ai pensionati. E abbiamo anche riscontrato, diciamo, una volta chiuse le liste, una buona rappresentatività anche del territorio comunale. Lei è il più giovane, per curiosità? No, io sono il candidato maschile più giovane, ma il secondo più giovane in assoluto, perché la più giovane è Alice Martini, che ha 21 anni e studia medicina alla Sapienza di Roma. E, ecco, una lista appunto fatta di persone che dentro il Movimento 5 Stelle hanno una storia, hanno un percorso più o meno lungo, perché ci sono sia i fondatori come Giovanni Fontana, ci sono i veterani che già si erano candidati nel 2009, poi ci sono i nuovi arrivati. Però tengo a precisare, nuovi arrivati che non sono riempilista, perché sono nuovi arrivati che comunque hanno contribuito a costruire il nostro progetto Fanno Sicura di Sé, anche perché a novembre già avevamo la lista pronta, perché dovevamo mandarla per farla certificare dallo staff in modo da poter iniziare la campagna elettorale. Ci sono anche diverse figure di spicco, penso a Filippo Guzzi, figlio dell'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi, attualmente sindaco di Colli al Metauro, Mauro Arcangeloni, lo stesso da anni attivista del Movimento 5 Stelle, Giovanni Fontana, consigliere comunale uscente, poi abbiamo Di Benedetto, che è un ex sottufficiale della Guardia di Finanza, c'è anche un medico ospedaliero specializzato in cardiologia, dottor Caverni. Altre persone, diceva la candidata Marta Ruggeri, hanno chiesto di entrare un po', di salire sul carro dei vincitori. Alcuni hanno chiesto la candidatura, altri direttamente un posto in giunta. Persone che ora, aveva detto Ruggeri, sono candidate in altre liste. Non sono stati svelati i nomi, ce li vuole fare lei questa sera? No, sarebbe scorretto, quindi non farò nomi, però sì, confermo che questi nomi sono stati inseriti in altre liste. Sono persone che si sono presentate alle nostre riunioni e si sono spaventate nel momento in cui hanno capito che per essere candidati con il Movimento 5 Stelle, appunto, bisognava avere una sola caratteristica, che è quella di dare una mano senza chiedere niente in cambio. E una volta che questo è stato accertato da parte di questi pretendenti al posto in lista, si sono dileguati e adesso li ritroviamo su altri lidi. Mascione, lei che cosa ne pensa di questa lista dei candidati? Volevo chiedere una cosa a Tommaso, perché diciamo, le statistiche nazionali, i sondaggi dicono che in questi mesi la Lega è cresciuta moltissimo, sì, a discapito invece dei 5 Stelle. Ecco, volevo capire un po' se voi avete, non dico paura, non so, ma considerate questo andamento, oppure ritenete che una competizione elettorale locale sia immune da questo genere di sondaggi? No, sarebbe sciocco non tenere conto di questi trend, però perlomeno dagli ultimi sondaggi nazionali che ho visto mi sono anche accorto, insomma, che
queste tendenze si stanno modificando e quindi abbiamo grandi speranze. Devo dire anche che a Fano, credo anche grazie al lavoro del gruppo Fanese in particolare, abbiamo avuto sempre risultati sopra la media nazionale per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle e quindi sì, sicuramente un po' i risultati risentiranno, però io credo che a Fano ci sia un grande valore aggiunto, che è appunto quello dato dalla squadra dei nostri 24 candidati che vi invito a scoprire sul sito di Marta Ruggeri, martaruggeri.it. Pensate di vincere al primo turno, di andare in ballottaggio? No, siamo realisti, al primo turno sarebbe molto dura, ma noi puntiamo al ballottaggio. E... con chi? Beh, direi che a questo punto sia chiaro che al ballottaggio andremo con l'attuale sindaco Massimo Seri. Penso che lo scenario sia questo, il più realistico. Ecco, invece la sinistra Perfano non ha ancora ufficializzato il suo programma, ma neanche i suoi candidati. Avete già prestabilito questo giorno? Quando renderete ufficiale la lista? I primi di maggio presenteremo i nostri candidati. E si può svelare di nomi anche prima? La lista, guardi, la stiamo concludendo in questa settimana. Abbiamo ancora un paio di posti che, ecco, proprio perché teniamo che siano persone che sono sempre, diciamo, hanno sempre convissuto con il mondo e con... l'ideologia della sinistra, volevamo che si potessero, ecco, scegliere all'interno di questo bacino. Abbiamo persone che fanno parte del mondo delle associazioni, mondo del sindacato, insegnanti e quant'altro, però diciamo che insomma, sono tutti diverse di area, figure anche diverse voi, figure di diversi fasce di età, però sempre dell'ambito della sinistra. Quindi la scopriremo più avanti. Poi tra l'altro questa mattina, come dicevamo, è stata presentata la vostra lista del bianco. Aspettiamo il collegamento che dovrebbe arrivare a minuti. Dicevo che questa mattina avete presentato i vostri candidati, sono state svelate diverse sorprese, a partire dalla candidatura di alcune persone molto note in città. Poi scopriremo chi sono. Vuole intanto farci una presentazione generale? Sì, proprio questa mattina in un bellissimo clima anche di una lista rigenerata in nuovi volti provenienti dalla società civile e sottolineo anche da tantissimi quartieri della città, copriamo quasi tutti i quartieri, con una lista di donne e uomini che provengono da mondi dell'associazionismo, del sociale, soprattutto c'è un forte taglio sociale, di attenzione ai più deboli e di una grande sensibilità. È una lista che accoglie anche la vecchia lista della Fano dei quartieri, che supportava il sindaco Seri nel 2014, abbiamo alcuni rappresentanti all'interno di noi città, e poi un gruppo anche di Italia in Comune, che è un progetto nazionale del sindaco Pizzarotti, che il sindaco Seri aveva sposato, e quindi... E poi se avremo modo li conosceremo. È una lista bella che porta la sua esperienza anche di 5 anni di amministrazione, ma con volti molto nuovi. Allora colleghiamoci con Lino Balestra, vediamo se abbiamo pronto il collegamento. Eccolo qua, Lino, in questo momento dove ti trovi? Sì, ci siamo spostati nella sede elettorale di Massimo Seri, abbiamo fatto qualche centinaio di metri dalla piazza, siamo qui, stamattina c'è stata in questa sede la presentazione della lista, ora stanno lavorando, sono in riunione, mi sa che stanno guardando anche la trasmissione dal laptop, quindi come vedete ci sono volti noti, esatto, quindi persone che magari non per ragioni politiche ma sono conosciute e risultate visibili alla collettività per tutta una serie di iniziative. Qui ad esempio c'ho Piero Valori vicino a me, c'ho impegnato con l'associazione genitori di Sant'Orso, organizzatore di tornei di pallavolo, insomma ne fate di ogni di che. Deborah De Angelis, assistente sociale, coordinatrice di una casa per anziani molto conosciuta in città. Poi c'è Gianpiero Pedini, che lo conoscete per Sapori e Motori, anche lui organizzatore nel sociale. Se abbiamo problemi di salvamento sappiamo a chi rivolgersi, Enzo Maggi che da tempo insomma, è impegnato anche con azioni di volontariato, insomma
una serie di personaggi che si sono affacciati per la prima volta al mondo della politica. Non so, da chi vuoi che incominciamo, Simone? Sì, volevo iniziare con una precisazione, perché proprio come diceva Del Bianco, tra i vari candidati ci sono diverse persone che per anni hanno avuto un ruolo molto importante nel mondo dell'associazionismo, nel mondo del volontariato, che ora hanno deciso appunto di intraprendere una nuova sfida e quindi entrare nel mondo della politica. Dopo la vicenda, tra l'altro, di Etienne Lucarelli, che ha sollevato diverse polemiche, ora forse la cosa potrebbe un po' ripetersi. La domanda che molti si sono posti è: non era meglio dimettersi mesi fa? Insomma, non sarebbe stato un po' più saggio? Io questa domanda la vorrei rivolgere anche a Piero Valori, come dicevi tu, Lino, ex presidente del Comitato Genitori, ecco, Sant'Orso. Sì. Sappiamo che è un consigliere di Avis. Piero, insomma, vieni qui, perché fa parte di diversi mondi, appunto, dell'associazionismo, diversi municiti di volti della città. Ecco, Piero, sentendo... Ecco, come mai lei ha fatto, sì, questa scelta, quindi di lasciare un po' il mondo, tra virgolette, il mondo del volontariato, anche se potrà sempre impegnarsi in tal senso, e di intraprendere invece quello politico? È una scelta che lei ha già preso da tempo, lo sapeva da tempo, l'ha deciso in queste ultime settimane? Allora, premetto che non abbandonerò il mio essere volontario e fare del volontariato e cercare di fare sempre del bene per il mio prossimo. È una scelta che è maturata un attimo negli ultimi mesi, crescendo un po' dentro di me la voglia di espandere, di trasferire il mio impegno dal quartiere dove ho operato soprattutto, che è Sant'Orso, il quartiere in cui vivo, poi un attimino anche verso la città. A questo punto, fra me e me, ho detto: ah, forse è il momento giusto per valorizzare, usiamo un attimo anche il cognome, e portare insomma un po' del mio impegno anche verso la città. Ho subito pensato a Massimo, in quanto poi ritengo che il suo operato in questo quinquennio sia stato molto operativo, lo ritengo veramente un fattore della politica del fare, e come tale insomma mi ci rispecchio. Di conseguenza è stato facile per me andare verso questa lista, la lista di Non Città. Presidente di questo comitato, ora c'è un'associazione. Come, scusi? Non è più presidente del Comitato Genitori Sant'Orso, ora insomma c'è un'altra associazione che rappresenta quartiere? No. Assolutamente, esattamente, l'associazione Genitori Sant'Orso è stata chiusa, poi a Sant'Orso è nata una nuova associazione a 360 gradi che coinvolge tanti personaggi del quartiere, e semplicemente ne faccio parte, ma in maniera proprio per dare consigli, aiuto a quanti come me poi hanno voglia di fare a proprie mani in prima linea per il quartiere soprattutto. Ma ha già ricevuto delle critiche, visto che lei si è presentato questa mattina in conferenza stampa e quindi alla città? No, ancora no, non vedo poi cosa si possa criticare, quando alla fine, quando una persona si dà da fare, è giusto poi, se ha ancora forza e voglia, insomma volontà di darsi da fare, è giusto che si tiri sulle maniche e si dia da fare anche per la città. A questo punto non credo di dover chiedere permesso a nessuno. Grazie Piero Valori. Lino, sappiamo che ci sono anche altri personaggi, no? Ce li vuoi Grazie presentare? Vogliamo conoscerli meglio? Certo. Sì, sì. Allora, chiamo qui vicino a me Giampiero Pedini, che è da sempre impegnato, guarda, ti doto di cuffia, così sentirai anche dallo studio. Vicino a me, come ho detto prima, ci sono altre persone. Giampiero, però diciamo anche a Simona il perché di questo tuo metterti in campo, in gioco. Beh, il perché, diciamo che da parte mia, essendo la seconda volta che mi candido con la lista di Massimo, è una conferma di quello che pensavo 5 anni fa. Infatti 5 anni fa gli ho dato fiducia, perché secondo me è una persona che ha dei valori, che fa politica con dei fatti. In questi 5 anni l'ha confermato, e la mia presenza qua è una testimonianza, a differenza di quello che dicono le forze di opposizione. Ecco Lino, mi piacerebbe ascoltare la voce di qualche donna, ad esempio Deborah. C'è un po' di ritardo. Sì,
Allora, no, c'è un po' di ritardo. Non vi preoccupate. Lo dico perché ai telespettatori c'è un po' di ritardo tra noi e lo studio, no? Quindi se vedete che facciamo un po' il pesce nella vasca, De Barbini qua è molto meglio con la cuffia destra. E Simona da studio chiedeva una compagine femminile, eccola qua. Assistenza sociale sempre impegnata più di altri, magari sicuramente con una sensibilità maggiore verso gli anziani e le persone fragili. Sì, in effetti sento di poter dare un mio contributo proprio dal punto di vista dell'aspetto del sociale. Sono un assistente sociale, mi occupo di coordinamento di case per anziani, ma anche di formazione di professionisti della cura. Mi sento attiva anche in quello che è il mondo proprio della fragilità e quindi insomma credo di poter spendere le mie competenze, la mia voglia di mettermi in gioco, di mettermi in campo per la lista di Massimo Seri Noi Città. Bene, intanto vi ringrazio, rimanete tutti in collegamento perché vorrei chiedere un'opinione degli ospiti che ho in studio. Che cosa ne pensate della candidatura appunto di coloro che provengono dal mondo del volontariato, dell'associazionismo, del sociale? Posto. Sicuramente sono persone che già si sono impegnate, sanno cosa significa organizzare eventi, stare a contatto con le persone, tenere insieme anche dei gruppi, perché quando si fa parte delle associazioni è anche complesso mandare avanti dei gruppi e ascoltare le opinioni, e quindi è una bella palestra di vita anche quella, e poi sono persone attente alla città che hanno voglia di farla crescere, quindi benvengano queste persone. Mazzanti. Ma io questo, se mi posso permettere, ovviamente, ecco, questo passaggio automatico tra l'associazionismo, il volontariato e la politica, devo dire che non lo condivido appieno, perché sono ambiti governati da logiche, secondo me, completamente diverse. Quindi buoni esponenti maturati nell'ambito del volontariato non è detto necessariamente che siano anche buoni candidati e buoni esponenti politici, questo al di là ovviamente delle singole persone che non conosco, quindi ci mancherebbe altro. Credo che per candidarsi, per prendersi questa responsabilità, occorre un minimo di rodaggio politico. Ecco, che, quindi lei dice non soltanto in quel settore, ma un po' in tutti gli aspetti, esatto, che riguardano, sì, la perché città. Per candidarsi penso che bisogna avere bene, chiara in testa una visione di città, che deve essere a 360 gradi, che quindi non può fossilizzarsi solo sugli ambiti di cui ci si è occupati appunto in associazioni e facendo i volontari. Ecco. Mattioli, secondo lei? Anche io temo che la presenza di questo mondo dell'associazionismo, del volontariato all'interno delle liste negli ultimi 2 o 3 mesi sia più un contributo elettoralistico che altro. Sono presenze valide, le conosciamo, però il percorso da svolgere all'interno di un partito per poterne farne parte, per poterne parlare con competenza, non è stato svolto se non gli ultimi 2 o 3 mesi. Non vorrei che queste persone venissero utilizzate strategicamente solamente per rimpinguare di preferenze le liste di chi li ha messi. Ecco Lino, torniamo in collegamento con te, se c'è qualche tuo ospite che vuole replicare a quanto è stato detto, ecco, poi vedo anche Maggi. Possiamo, insomma, abbiamo il tempo anche per conoscere Vincenzo. Sì, qui con me c'è. Sì, allora Vincenzo, il motivo, chiediamo anche un po' a tutti coloro che si affacciano per la prima volta sull'agone politico, qual è il movens interiore, il perché di questo slancio in avanti. Ma io, tu mi conosci ormai da qualche anno, sai quello che faccio, io devo ringraziare Massimo Seri, la lista civica Noi Città, che mi ha dato questa opportunità di candidarmi attraverso questa lista civica per fare qualcosa di fano, visto che loro hanno già fatto un ottimo lavoro in questi 5 anni, cercare di dare il mio piccolo contributo a creare qualcosa. Tutti i telespettatori comunque mi conoscono, sanno quello che io faccio e faccio molta pubblicità, tra virgolette, a Fano e alla città alla Regione Marche. Per rispondere al collega di prima, noi siamo comunque altamente professionali e sappiamo quello che facciamo e sappiamo dove vogliamo andare, noi, dagli altri non lo so. Bene, Lino, c'è qualche altro esponente che gli vuole dire la sua? Anche in merito agli argomenti che sono stati trattati prima, sì. Diamo la possibilità di replica perché poi dobbiamo andare in pubblicità e proseguiamo con altre problematiche. Certo, guarda, c'era Giampiero Pedini, guarda, che lo richiamo qui perché voleva dire 2 battute proprio a riguardo
di alcune considerazioni che erano state fatte da studio. Giampiero, giustamente molti cercavano di sottolineare il fatto dell'esperienza, no? Di mettere in campo il proprio costrutto, quello che ognuno ha. Cosa ti senti dire a questo riguardo? Beh sì, praticamente io vorrei continuare un po' anche il discorso di prima, che stavo dicendo che in questi 5 anni Massimo, quale sindaco della città di Fano, ha fatto tanto, quindi io mi sento, do il contributo per continuare nel suo percorso, anche perché le forze di opposizione, cioè come ad esempio, se posso fare un piccolo esempio, parliamo adesso delle bollette dell'acqua, cioè sono state votate dal Consiglio Comunale, sono stato approvato questo aggiornamento delle tariffe a gennaio. Le forze di opposizione solo oggi, a un mese dalle elezioni, è proprio quindi, cioè sembra che sia stata la sorpresa di Pasqua. Quindi io come cittadino fanese mi sento più che altro, mi sento preso per le fondelle. Adesso sono... No, cioè, hai capito? Il concetto è chiaro. Ecco. Da studio avete qualche domanda? Teste. Non sono qua in studio, non sono d'accordo, Mazzanti. Sì, non è vero che la questione è stata posta in votazione in Consiglio Comunale, sono venuti i tecnici di ASET insieme al Presidente Reginelli in Consiglio Comunale, avevano parlato in via molto generica appunto del recepimento di questa delibera di ARERA, senza però dire che questo avrebbe comportato un aumento per molte famiglie dell'entità di quello che abbiamo visto. Quindi ecco, questo modo di rigirare la frittata secondo me è vergognoso e tengo a ribadirlo, perché io penso che la responsabilità politica del sindaco, che è in quanto appunto rappresentante del Comune di Fano, massimo azionista, principale azionista se non quasi unico di ASET, ovviamente deve rispondere ovviamente delle azioni che compie, che commette il presidente di ASET. Ecco, visto che abbiamo anticipato questo argomento, 10 secondi a testa perché abbiamo veramente poco tempo, che cosa farete voi, che cosa inserirete nel vostro programma? Ad esempio 5 Stelle hanno già iniziato una raccolta firme? Dunque, noi abbiamo fatto un incontro con i cittadini qualche giorno fa, ci stiamo organizzando per una petizione, quindi per fare in modo che i cittadini dal basso chiedono un intervento molto più deciso da parte del sindaco. Stiamo valutando azioni legali, per esempio con una class action, e quello che chiediamo è la sospensione del pagamento delle bollette che riportano appunto gli aumenti relativi al 2018 e in subordine eventualmente una rateizzazione che però sia, diciamo, spalmata su un periodo di almeno un anno, perché altrimenti diventa difficilmente sostenibile da parte degli utenti. Mattioli, le vostre iniziative? Ma noi ci siamo detti che se ASET deve ridistribuire gli utili sulla collettività, può benissimo farlo in questo caso, pagando il conguaglio a quelle famiglie mononucleari, coppie formate da coppie o da 3 persone che hanno avuto un aumento. Può benissimo con un fondo pagarlo direttamente l'ASET, posto che l'ASET deve ridistribuire quegli utili direttamente sulla collettività. Meglio di così? Nel bianco ricordiamo anche che sono state chieste le dimissioni di Reginelli per questo aumento delle tariffe. Lui ha spiegato, il Presidente ha spiegato che in realtà sono direttive imposte da ARERA, insomma tutto quello che c'è dietro. Il Sindaco Seri ha cercato di dare un po' la sua ricetta, di cercare di risolvere la problematica. Vogliamo ricordare, insomma, quello che farà anche la coalizione di centrosinistra? Sì, è stato detto dal Sindaco, quindi c'è una manovra correttiva di un fondo di 50.000 euro da parte del Comune, un fondo extra per ASET, e voglio ricordare ai cittadini che sono coinvolti da questo che si tratta di una quantità di cittadini che ha avuto un grosso aumento di piccole percentuali, che ha avuto un aumento più alto di 200-300 euro, di recarsi agli uffici ASET per valutare la rateizzazione, farlo proprio in questi giorni. ASET è a completa disposizione anche per valutare e rivalutare il nucleo familiare, perché a volte non viene aggiornato, quindi anche questo tema qui c'è bisogno di scendere un po' più nel dettaglio anche con le bollette. Lino, c'è qualcuno che vuole replicare oppure ci colleghiamo più tardi? No, guarda, c'era la Barbara Brunori che è qui insieme a tutto il gruppo, che avendo seguito in streaming l'intervento di Mirisola voleva
affermare. Allora vi tengo lì un secondo, sì, benissimo, ti faremo replicare Barbara, sì. Andiamo qualche istante in pubblicità perché poi torneremo appunto a sentire che cosa ha da dire Brunori, parleremo anche di sanità, di palazzetto dello sport, di aeroporto parco urbano e tanto altro, rimanete con noi. Bentornati in diretta d'Occhio al Voto, torniamo subito in collegamento con Lino Balestra perché la consigliera comunale uscente Barbara Brunori, candidata per la lista Noi Città a supporto di Massimo Seri, voleva dire la sua in merito a questo dibattito, a questo botta e risposta che c'è stato tra Tarsi e Mirisola. Prego Lino. Sì, appunto, siccome hanno seguito qui in streaming l'intervento di Mirisola, è scaturita anche qui una certa conversazione, quindi esatto. Insomma, quali sono le considerazioni che vorreste fare a questo riguardo? Ma sinceramente io faccio una considerazione di ordine di metodo più che altro, nel senso che non è lungi da me l'idea di interferire su quello che sono poi i contenuti politici di cui non è mio interesse, ma sul metodo mi sento di prendere le distanze perché di solito anche nella costituzione delle liste non interferiscono mai sulle diversità delle persone, anzi proprio la diversità è una ricchezza tra uomini e donne. E poiché questo non è l'unico caso isolato, ma ne abbiamo già visti tre, io credo che non sia un buon esempio, non sia una buona pagina di politica. Noi abbiamo... Amo pensare che la politica sia una politica inclusiva che mette dentro tutti, uomini e donne, soprattutto nelle differenze, e che ne faccia di questo davvero non solo un programma per la città, ma ne faccia una ricchezza, anche perché il nostro tessuto è così ampio e così diverso che... Quindi Brunori, lei sostanzialmente non è d'accordo sul modo che è stato utilizzato nei confronti di diversi consiglieri, attuali consiglieri? No. Non è d'accordo, insomma, no, questo. No, assolutamente questo no, anche perché, ripeto, nelle tre figure siamo anche diversi sia come ideologie politiche, anche molte volte ci sono stati molti momenti di confronti appunto su temi diversi e anche su modi. Però le persone restano persone, prima di tutto. Bene, grazie per questo collegamento. Lino, grazie a te e ai tuoi ospiti. Torneremo al termine di questa puntata per salutarci. Abbiamo... ancora 15 minuti circa a disposizione, io ho tanti ancora argomenti da affrontare, quindi domande da porvi insieme a Stefano Mascioni. Partiamo subito dalla sanità. Per la sinistra Perfano la sanità deve rimanere pubblica, quindi contrari alla clinica privata a Chiaruccia con valorizzazione della Santa Croce. E invece il nuovo ospedale a Muraglia di Pesaro? Costa troppo, costa tanto e lo pagheranno i contribuenti. E non ci sono garanzie che i servizi erogati saranno all'altezza di quello che potrebbe invece essere una razionalizzazione dei due ospedali esistenti. Quindi anche nei confronti di questa opera mastodontica che sarà pronta tra 10 anni, che ci costerà più di 1 miliardo, noi siamo contrari. Una delle priorità anche per i 5 Stelle è proprio la battaglia per la difesa dell'ospedale Santa Croce, con una netta contrarietà all'insediamento di una clinica privata. Stop all'ospedale unico delle lobby, si legge nel vostro programma elettorale. Sì, l'ospedale unico delle lobby, innanzitutto della lobby politica che è rappresentata dal PD pesarese, che da sempre tenta di concentrare nel territorio comunale di Pesaro i servizi sanitari della provincia, e ci riusciranno a seguito della realizzazione dell'ospedale di Muraglia e il declassamento o chiusura dell'ospedale Santa Croce. Siamo contrari alla clinica privata che rappresenta la più grande operazione di privatizzazione della sanità in questo territorio di sempre. Dico operazione di privatizzazione perché appunto dopo aver perso 99 posti letto nel 2013 li vediamo restituiti al nostro territorio 50 privati. I cittadini dicono, pensano, gli viene detto privato convenzionato quindi non paghi niente. Sì, si paga solo il ticket, però ovviamente il costo di questi servizi privati convenzionati è a carico del bilancio regionale, quindi delle tasse dei cittadini e delle tasche di tutti. E ci sono ricerche
giornalistiche indipendenti che appunto hanno dimostrato che il privato convenzionato costa molto di più del pubblico, perché ovviamente ci deve guadagnare, ci sono dei margini di profitto. Ricordo anche che la clinica privata non offrirà servizi di emergenza, non offrirà il pronto soccorso, ma offrirà solo interventi programmati. Avevamo una volta un fiore all'occhiello nel nostro ospedale, che era il reparto d'ortopedia, è stato smantellato e ora risorge privato. I cittadini si chiedono perché e il 26 maggio, secondo me, se ne ricorderanno. Ecco, invece Del Bianco, la sua lista è a favore della clinica privata e anche del nuovo ospedale, però con mantenimento, dite, del Santa Croce. Intanto mi risponda a questo, poi ho un'altra domanda per lei. Esatto, e la nostra lista conferma e rifarebbe il protocollo che ha richiesto il sindaco con la regione, quindi il Santa Croce rimane aperto, e uso le parole privato convenzionato perché è quella che il comune prepara l'area per la possibilità che sorga una clinica privata convenzionata a Chiaruccia. È una possibilità che si dà a questa città, se non avessimo aperto le porte a questa strada, in questo caso il comune apre le porte urbanistiche a una clinica, e sarebbero arrivate altre città e quindi si tratta di posti di lavoro, di competenze, di professionalità. Parliamo di una clinica privata convenzionata di alto livello, noi tutti andiamo fuori regione ad operarci, a cercare i medici bravi, perché non averne una a Fano? Ecco, però sulla clinica privata le varie liste che sostengono Massimo Seri non sono in sintonia, ad esempio la lista in comune che è stata presentata questa mattina è contraria al privato. Come sì, pensate di poi convivere in siamo una coalizione? Siamo un gruppo composto da tante anime, su 100 cose una per cui non andiamo d'accordo c'è, è il tema della clinica privata. Però credo che sia anche un gioco delle parti, ne abbiamo discusso più volte, anche in giunta Samuele Mascarin, che rappresenta quella lista, abbiamo avuto alcuni momenti, però il sindaco ha deciso questa strada e si convive sotto lo stesso tetto insieme. Ecco, lei prima ha parlato proprio di competenze e professionalità, sì, un altro tema fondamentale, sì, Stefano. Io volevo chiedere, non so se è possibile a tutti e tre i candidati, volevo fare una domanda un po' diversa. Intanto volevo precisare a Mazzanti che non è il primo esperimento, perché c'è stata anche la Montefeltro Salute, sì, sì, no, che non è stato detto un mezzo che... disastro, sì, quindi sì. È già stata sperimentata questa cosa, che la provincia di Pesaro è l'unica della regione a non avere una clinica privata, quindi tutte le altre lo hanno e non credo che sia un mostro. Sul discorso dei costi bisogna vedere quanti costi fissi lei ha, perché l'ospedale di Fano ha quasi 1000 dipendenti. Quindi se lei deve mantenere un ospedale con 1000 dipendenti che però fa pochi interventi, ha dei costi fissi enormi, ma poi alla fine il costo intervento è sempre elevato. Al di là di questo, io volevo chiedervi a tutti e tre perché ci si continua a concentrare sulle strutture, cioè sulla parte esterna dell'ospedale. Sull'impatto anche che si può... Sull'impatto, sull'appalto, ma non sulle professionalità, sì, perché il vero dramma sono i professionisti che scappano. Cioè, noi possiamo fare anche un ospedale di 9 piani, è bellissimo, ma se dentro poi non ci sono i medici che poi scappano dal privato, se non ci sono politiche che li tengono all'interno, diventano delle cattedrali nel deserto. Ecco, quali sono le vostre intenzioni, i vostri programmi per attirare professionisti, un po' come ha fatto il San Salvatore a Pesaro, che ha fatto arrivare il dottor Patriti, che sta facendo la chirurgia robotica, eccetera. Ecco, vi chiedo di essere molto brevi. Mattioli, cominciamo da lei. Bisognerà esercitare tutto il potere possibile affinché si sviluppino dei reparti che possano raggiungere queste specializzazioni di livello nazionale. Dietro queste prerogative allora ci sarà la possibilità anche di richiamare dei luminari a lavorare sul nostro territorio. Del Bianco? Sì, l'idea dell'ospedale unico è proprio questo, cioè aumentare il livello di un ospedale con le professionalità giuste, perché diciamo la verità, quando stiamo male ragioniamo in un modo, quando stiamo male cerchiamo il medico professionista, e un ospedale come quello che si pensa a Muraglia è di questo livello. No, lo dico perché generalmente le persone quando stanno male sono disposte a fare migliaia di chilometri, sì, per raggiungere uno specialista. Quindi 10 chilometri non penso che siano un limite difficile se c'è un professionista in gamba. Però si parla sempre di strutture, ma non di professionisti. Questo è il problema. Questo è il problema di questo dibattito attuale dell'ospedale. Mazzanti, Tommaso? Sì, non ho detto che era il primo esperimento di privatizzazione, ma ho detto
che è la più grande operazione di privatizzazione che si sia mai vista in questo territorio. Il fatto che ancora la provincia di Pesaro fosse quasi vergine da cliniche private, secondo me non giustifica il fatto che debba insediarsi il privato, visto che il nostro ospedale Santa Croce offriva un servizio di eccellenza prima che fosse scientificamente smantellato dopo la costituzione dell'azienda Marche Nord. Io credo che per attirare i professionisti occorre riorganizzare l'assistenza ospedaliera secondo i parametri del decreto Balduzzi, ma ispirandosi a, per esempio, a quello che hanno fatto altre regioni come l'Umbria, come l'Emilia Romagna nella provincia di Rimini, dove il privato arriva solamente quando l'offerta pubblica è più che sufficiente. Infatti noi andiamo a curarci in Emilia Romagna, però c'è un'altra dove c'è questo modello che ha annunciato il presidente. Sì, infatti stamattina, non so se avete avuto la possibilità di vederlo, il presidente Ceriscioli in treno ha annunciato che domani presenterà una app, un'applicazione che dovrebbe tagliare le code, permettere pagamenti online, insomma una rivoluzione straordinaria che dovrebbe improvvisamente rendere la sanità efficiente. Ne avete sentito parlare? Cosa ne pensate? No, speriamo che non sia come la linea diretta che tanti nostri assistiti devono utilizzare ogni giorno per prenotarsi, che è sempre intasata e che impedisce il normale collegamento con le strutture sanitarie. Speriamo che vada molto meglio. Mazzanti. Temo che sia un nuovo bluff da parte del presidente Ceriscioli, che insomma ci ha abituato a queste trovate dopo l'algoritmo che ha stabilito che il punto più baricentrico in provincia era sul territorio era appartenenti. Sì, certo. poi appunto col criterio dell'area pubblica è diventato. C'era una battuta, forse se io ero baricentrica, forse tra Cantiano e la Croazia non è baricentrica, sì, in provincia. Ecco, ci ha abituati a queste trovate, sinceramente temo che non risolverà purtroppo niente in una regione che soffre tantissimo delle liste d'attesa. Caterina, per lei invece risolverà un po' questa questione delle liste, delle code? Non so se risolverà, ma sicuramente il tema, visto che la competenza regionale, è giusto che venga affrontato e che ci siano, queste sono le tematiche vere della regione di cui deve parlare la regione. Non facciamo in tempo ad affrontare tutto quello che ci eravamo preparati per voi, però insomma, visto la sua presenza, Stefano, che sì, una potremmo battuta, parlare anche di diciamo aeroporto. Che buona parte dello sviluppo della città avviene tra la zona di Chiaruccia e la zona dell'aeroporto. Nascerà la nuova piscina, c'è il raddoppiamento delle strade. Ecco, volevo sapere da voi che cosa ne pensate dell'aeroporto, come lo considerate all'interno della vita sociale di Fano. Ecco Stefano, ricordo ai telespettatori che lei è anche vicepresidente dell'Aeroclub, per cui è competente in materia, Fano, conosce bene. Che mi interessa particolarmente. Bene, Caterina. A lei. Sì, se posso cominciare, come amministrazione abbiamo dimostrato di credere fortemente che l'aeroporto sia un gioiello della nostra città. Io stessa, seguendo il settore dello sport, ci sono passata tantissime volte, è cresciuto tanto, se ne parla sempre di più, la città lo vive molto di più, a partire dall'Epifania con tutte le manifestazioni, ma cito solo il mondo del paracadutismo che è internazionale, è il nostro gioiello veramente sportivo, e ben venga quindi anche la struttura della piscina nell'area adiacente, che significa continuare con un percorso anche sportivo per vivere a pieno questa enorme e magnifica area verde. Io ho un sogno, lo dico anche perché rappresento il mondo dei giovani, un bel concerto all'aeroporto sarebbe un sogno per tutti, forse auspicabile. Michele, lei. Noi abbiamo inserito l'aeroporto all'interno del nostro piano di sviluppo che prevede Bellocchi, la zona industriale e la zona dello zuccherificio. Il tutto perché? Perché pensiamo che collegarci con il corridoio adriatico che si svilupperà tantissimo nei prossimi anni sia una prerogativa che la nostra città non può perdersi. Ecco perché anche l'aeroporto dovrebbe avere la possibilità di poter sfruttare al massimo quelle che sono le sue prerogative, sempre però su un substrato diciamo in erba. Noi non comprendiamo la necessità di spendere tanto denaro per cementificare quella pista quando sembra che tutti i tentativi fatti finora non hanno portato ad incentivarla da quel punto di vista. Io penso che spendere una certa cifra per rifare il manto in erba, posto che degli aerei a reazione addirittura possono atterrare
atterrano tuttora sul campo d'elezione. Ne atterra uno che è in fase di test, è l'unico al mondo. Ne sono atterrati altri di aerei a reazione, per cui vuol dire, significa che delle potenzialità quell'aeroporto ce l'ha in questa struttura. Se miglioriamo il manto in erba, avremo la possibilità di collegare le personalità che devono venire a sviluppare la nostra attività industriale, collegandosi con la nuova zona dello zuccherificio, così come con un'intermodalità legata alla zona di Bellocchi. Ricordiamo che ci sono le possibilità per riattivare anche la linea ferroviaria che da Fano collega Bellocchi. Potrebbe sviluppare l'intermodalità dei trasporti nella nostra regione, nella nostra città, e darci la possibilità di riprendere quel treno che purtroppo da tanti anni abbiamo perso. Mazzanti, il vostro progetto? Dunque, per noi l'aeroporto è un'infrastruttura assolutamente strategica. Si tratta del secondo aeroporto delle Marche dopo quello di Falconara. Grazie all'aeroporto noi abbiamo preservato una grande area dal cemento. Questo è un grande merito dell'aeroporto e va assolutamente riconosciuto. E noi, per quanto riguarda appunto questa infrastruttura, cercheremo di potenziare il collegamento con la città. Forse molti cittadini ancora sottovalutano la centralità dall'aeroporto. Noi invece vogliamo incentivare le sinergie con il porto turistico, vogliamo incentivare i trasporti privati e, se mi è consentito, non condividiamo invece per esempio la posizione della piscina che si è scelta appunto di fronte al campo d'aviazione, perché la riteniamo una zona abbastanza trafficata e pericolosa da raggiungere per le famiglie, per i bambini. Insomma, nella città dei bambini forse non è la sistemazione ideale. E siamo poi a favore della sdemanializzazione delle strutture, in modo che poi il Comune possa, tramite bando, appunto, affidare in concessione le strutture e ricavarne anche i canoni. Abbiamo soltanto 3 minuti, per cui una domanda a testa, l'ultima. Parliamo anche di bellezza della città di Fano, perché nei vostri programmi ci sono anche dei punti inerenti al contrasto al degrado, insomma alla sostenibilità, alla mobilità sostenibile, scusate. Quindi ecco, per voi Del Bianco avete inserito proprio al primo punto una città bella. D'altra parte, in questi anni siete stati anche un po' criticati per aver un po' trascurato in particolare il verde pubblico, a parte l'ultimo periodo in cui è stato affidato ad ASET. Sì, lo dice stesso il sindaco, in questi periodi stiamo facendo il giro dei quartieri, quando ci sono delle cose che non hanno funzionato lo dobbiamo anche dire. Il verde era un nostro punto debole, dal 1 gennaio è passato ad ASET, già con le potature è iniziato un altro momento di buon giro della città, che in 4 anni compirà il giro completo delle piante. Adesso viene il bello con il verde orizzontale. Si parte da questo, si parte dalle rotatorie e si parte sognando anche un progetto di riqualificazione del lungomare. Questo è uno dei temi chiave, oltretutto il tema della mobilità dolce, che è un punto chiave già dimostrato in questi 5 anni, che deve continuare assolutamente, perché siamo partiti tardi rispetto ad altri comuni vicini. Mattioli, cura costante delle periferie, strade ed aree verdi, poi marciapiedi e ciclabili a misura di bambino. Questo invece è quello che c'è scritto nel vostro di programma. Sì, un'attenzione particolare ai bambini e comunque alle fasce protette. Pensiamo agli anziani, eccetera, alle difficoltà che fanno nel muoversi all'interno della città, e quindi un incremento notevole delle piste ciclabili, che da 15 anni purtroppo sono al palo nella nostra città, un incremento che possa permettere dei percorsi in sicurezza sia per ragazzi, ma anche per tutti coloro che vogliono vivere la città e vogliono viverla in maniera sicura e diciamo protetta e garantita dal punto di vista ambientale. Mi scusi. Mazzanti, 5 Stelle vorrebbero aumentare le aree a gioco negli spazi verdi, realizzare ciclabili e percorsi protetti. Sarà rafforzata ed estesa a tutti i quartieri anche l'esperienza "A scuola ci andiamo da soli". Esatto, nel nostro progetto per una città dei bambini vera, che recuperi l'ispirazione originaria degli anni 90, secondo appunto l'idea di Francesco Tonucci, di una città che sia a misura di bambino, cioè della persona più debole, della persona senza auto, della persona non adulta, allora è una città a misura di tutti. È una città sostenibile, che vogliamo
riqualificare ovviamente in maniera progressiva, seguendo il modello di una città spagnola, Pontevedra. I cittadini che ci seguono possono andare a vedere su YouTube che cosa è diventata questa città, con una pedonalizzazione progressiva partecipata con i cittadini, quindi non calata dall'alto, con la restrizione delle carreggiate in modo da aumentare le piste ciclabili collegate tra loro e i percorsi pedonali, una città senza barriere architettoniche, una città dove il trasporto pubblico è potenziato e dove le navette elettriche appunto possono circolare per i centri storici dove appunto vige la pedonalizzazione. Cercheremo di farlo, ecco, ovviamente non abbiamo la bacchetta magica, ma sarà sicuramente la nostra filosofia di governo se saremo chiamati ad amministrare questa città. Ecco, lei Mascioni ha una domanda, sì, per concludere? Una domanda al volo per concludere. È stato presentato il nuovo City Brand. A Caterina non lo chiedo, invece le chiedo a Mazzanti e a Mattioli che cosa ne pensano. Proprio così, al volo. Ci vorrebbe tanto di più per sviluppare il turismo della nostra città. No, ma io del City Brand, vi piace o no? City Brand, la scritta, il gusto la personale, grafica. Sì, sì. Il gusto personale. Di Fano. Diciamo, discreto. Discreto. A lei? Allora, io non sono un professionista, non mi permetto di giudicarlo, dico però una cosa, che negli Stati Generali della Cultura, con la presenza di professionisti, si era indicato un metodo molto preciso. E cioè il fatto che i motivi ispiratori di questo brand dovevano essere discussi con i cittadini, con gli esercenti, con gli albergatori, con gli operatori turistici, insomma con tutta la città. Ed è mancato coinvolgimento? È mancato quel coinvolgimento. Poi ovvio che la parte di esecuzione grafica va affidata agli esperti e ai professionisti, ci mancherebbe altro. Beh, un gusto personale. Un gusto personale, devo dire. La mettereste una maglietta con scritto Fano? Ho fatto così. Un ecco. Sondaggio personale. Tra la metteresti o no la maglietta scritto Fano? No, sinceramente... No. A malincuore lo dico, però purtroppo non me la sento. No, no. Tornerei un attimo in collegamento con Lino Balestra per i saluti, così vediamo se c'è qualcuno. Ecco, vedo che sei in compagnia di un'altra persona, Lino. Sì. Vi chiedo di essere brevi perché siamo in chiusura. Sì, accanto a me c'è Enrico Cipriani, il portavoce. Sì, assolutamente, Simona, è giusto per salutare te, i tuoi ospiti e tutti i telespettatori per questa seconda puntata di Occhio al Voto. Chiudiamo qui dalla sede di Noi Città con Enrico Cipriani, che è il portavoce della lista, che naturalmente vuole fare un saluto di chiusura. Sì, ringrazio ovviamente Fano TV e tutti i telespettatori per questa diretta, un auspicio a questo punto di una buona campagna elettorale sia per la lista civica Noi Città e anche per tutte le altre forze politiche che si accingono al voto a brevissimo, insomma. A voi studio. Grazie Lino Balestra, grazie anche al tuo ospite, ci ricollegheremo ovviamente lunedì prossimo. Io ringrazio anche gli ospiti in studio, Caterina Del Bianco, candidata nella lista Noi Città, Seri sindaco per Fano, a sostegno di Massimo Seri, del primo cittadino uscente, e poi Michele Mattioli, candidato nella lista alla sinistra per Fano, supporto di Teodosio Auspici, e Tommaso Mazzanti, capolista del Movimento 5 Stelle, che ha indicato Marta Ruggeri come candidata a sindaco. Grazie anche a Stefano Mascioni, corrispondente. Grazie di Fano TV. Simona. Ciao a tutti. Grazie di nuovo ai nostri ospiti. Fra poco andrà in onda il telegiornale di mezzasera e poi la partita di pallavolo di Serie A2 della Golden Plus Potenza Picena, che ieri ha vinto in casa 3-0 contro il PAG Taviano. Grazie a tutti voi telespettatori per averci seguito, grazie a tutto lo staff di Fano TV che sta dietro le quinte, la regia, e ci vediamo lunedì prossimo con la terza puntata di Occhio al Voto. Arrivederci.